Sfonda la porta di casa della nonna e le ruba i gioielli di famiglia in manette del nipote. Regina Elena continua la carenza di personale, infermiera fa il doppio turno e ferie sospese. Master bilancio in positivo, oltre 50.000 euro per la società in house del comune di Massa. Riparte la campagna Buone Spese, gli utenti possono presentare la domanda fino al 31 luglio. Carrara ha avviato il progetto per il recupero della marmifera. Prosegue la mostra di Guglielmo Spotorno al Castello Malaspina, in esposizione oltre 40 opere. Buonasera a tutti voi che ci seguite da casa e ben ritrovati al consueto appuntamento dell'informazione curato da Antenna 3. Torniamo ad aggiornarvi con l'andamento epidemiologico da Covid-19 in regione e in provincia. Sono 59 i casi di coronavirus in più rispetto a ieri in Toscana e nella nostra regione oggi si registrano anche 3 decessi, un uomo e 2 donne. Andiamo adesso a vedere la situazione nella Puane, che sono stati registrati 6 casi di Covid, 1 a Carrara e 5 a Massa, mentre in Lunigiana si sono registrati 3 casi e tutti e 3 ad Aulla. A ieri in Toscana le vaccinazioni effettuate erano oltre le 984.000, di cui 644.000 le prime dosi. All'ospedale della Puane inoltre ci sono 4 ricoverati, ma nessuno in terapia intensiva. Come avete sentito dai titoli, è stato arrestato a Carrara un 25enne per rapina aggravata in abitazione. Aveva rubato i gioielli di famiglia alla nonna di 87 anni. La cronaca è a cura di Rocco Lanza in questo nostro primo servizio. A Carrara un 25enne senza fissa dimora è entrato con forza nell'abitazione della nonna di 87 anni per rubarle i gioielli di famiglia. L'allarme al 112 è stato lanciato domenica sera da alcuni residenti del centro storico che hanno visto un giovane prendere a calci il portone d'ingresso del condominio dove abita l'87enne. Altre telefonate dei vicini hanno invece segnalato che la signora ad un certo punto era scesa in strada terrorizzata per chiedere aiuto. Quando sono arrivate sul posto 2 pattuglie del nucleo operativo e radiomobile di Carrara, la donna ha raccontato che già nel pomeriggio il nipote l'aveva molestata chiedendole dei soldi. Successivamente, in serata, si era presentato a casa sua armato di cattive intenzioni, tanto da far scappare la nonna in strada in preda al panico. Il 25enne, già conosciuto per altre situazioni, infatti non molto tempo fa a Marina di Carrara si era reso protagonista in negativo di alcuni episodi di mala movida legati all'abuso di alcolici e di sostanze stupefacenti. Quando si è reso conto della presenza dei carabinieri che stavano prestando il primo soccorso all'anziana, ha prima cercato di allontanarsi e poi provato a fuggire con scarsi risultati. Entrati in casa, i militari dell'arma hanno scoperto che il 25enne aveva messo sotto sopra tutte le stanze la ricerca di qualcosa da rubare. Interpellato, il nipote ha prima negato di aver rubato qualcosa dall'appartamento. Poi, quando è scattata la perquisizione, ha tirato fuori dalle tasche un anello e un paio di orecchini d'oro che la nonna ha subito riconosciuto. In quel momento, per il ragazzo, sono scattate le manette per rapina aggravata in abitazione. I carabinieri, dopo aver informato il pubblico ministero Marco Mansi, lo hanno tenuto per una notte in custodia nella cella di sicurezza della compagnia di Carrara. Poi è stato portato davanti al giudice Antonella Basilone del Tribunale di Massa, che ha convalidato l'arresto. Il processo è stato rinviato a metà settembre. Nel frattempo il ragazzo è stato allontanato dalla provincia di Massa Carrara con il divieto di dimora. Continua la carenza di personale alla Regina Elena di Carrara. Il segretario UIL Claudio Salvatori richiede un incontro con l'amministrazione per risolvere questo problema. Ascoltiamo i particolari. A Regina Elena siamo al punto di non ritorno. La carenza di personale si è trasformata in emergenza per il settore infermieristico. Proprio in questo momento c'è un'infermiera che sta facendo il doppio turno e non si sa quando potrà smontare. È questo il commento del segretario UIL Claudio Salvatori in merito alla vicenda relativa alla casa di riposo di Carrara. Per lui le soluzioni sono chiare, servono misure drastiche e immediate da parte di chi gestisce e delle istituzioni proprietarie della casa di riposo e sospensione delle ferie, poiché a Regina Elena non ci sono abbastanza infermieri per garantire i diritti ai lavoratori.
Un tiramolla con l'amministrazione durato a lungo che si è concluso con le dimissioni del direttore per lasciare la struttura davanti a un vuoto funzionale che non è chiaro quando sarà coperto, prosegue il segretario Will. Così resta chiuso anche il centro Alzheimer che doveva essere aperto il 1 luglio e le assunzioni degli operatori sociosanitari non sono state ancora completate. L'urgenza primaria, quindi, è quella di intervenire quanto prima sull'assistenza infermieristica, alla quale non sono state ancora prospettate soluzioni che possono essere portate avanti. L'obiettivo della WIL è quello di ottenere un incontro con l'amministrazione comunale per risolvere il prima possibile queste problematiche. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, è intervenuto sulla questione che si sta consumando sulle Alpi Apuane relativa alle cave. Per Fantozzi serve una visione globale e sinergica sull'intero territorio. Cavatori e ambientalisti devono tornare a parlarsi per il bene del territorio. La tutela dell'attività imprenditoriale con la difesa dei posti di lavoro del settore dell'escavazione del marmo ha una forte ricaduta sull'economia locale e su tutto il territorio. Oltre 50.000 euro di utile, Master SRL, società in-house del comune di Massa, deputata alla riscossione delle entrate per conto dell'ente, chiude il 2020 con un bilancio positivo. Un'azienda economicamente sana e solida e con una posizione finanziaria ottimale, commenta l'amministratore unico Corrado Panesi. Lo ascoltiamo insieme in questa intervista. Allora, Master chiude l'anno 2020 in positivo. Ripercorrendo brevemente 2018-19-20, io sono entrato a fine 2018, abbiamo chiuso con una perdita di 18.000 euro. L'anno successivo siamo riusciti a sanarla e a portare quindi un utile di 22 euro. A terzo anno del mio mandato 2020, sebbene con tutte le problematiche Covid e le conseguenze del caso, con l'aiuto del personale che devo ringraziare e con operazioni oculate e tagli alle spese, abbiamo chiuso con un buon utile, 51.000 rotti euro. E il trend positivo è continuato perché alla chiusura del primo semestre 2021 siamo a 150.000 euro di utile. Ora, vero che sembreranno eccessivi, ma non sono tanto eccessivi per il fatto che se si fanno delle operazioni e un'economia aziendale ottimale, si possono raggiungere dei risultati. Con questi risultati cercheremo di investire per incrementare l'attività aziendale a favore del contribuente, perché cercheremo di migliorare i servizi attraverso gli strumenti che potremo andare a acquistare e le spese che potremo effettuare con queste risorse. L'azienda è oltretutto non solo economicamente sana e solida, ma anche finanziariamente ha una posizione finanziaria ottimale, in quanto il capitale circolante netto supera abbondantemente i debiti a breve. Abbiamo un deposito bancario al 31-12 di circa 900.000 euro che si sono ridotti a circa 700.000 euro alla fine del semestre per il pagamento di indennità al personale dipendente passato a nuovo contratto. Ecco, questo trend qui noi vogliamo continuare a portarlo avanti in maniera positiva, sempre ovviamente con l'aiuto del personale, perché senza il personale master e con le loro capacità non avremmo ottenuto né riusciremmo ad avere questi risultati migliorativi, continuamente migliorativi. Vorremmo riprendere un progetto che avevamo sospeso con il Covid-2018 per quanto riguarda gli accertamenti esterni, l'attività di verifica in cava e quindi sui contributi sull'estrazione. Certamente avrò bisogno di tutta la collaborazione del personale, ma quella non sta mancando perché nonostante le problematiche Covid, quindi la anche difficoltà di ricevere in sede sia le persone che utilizzando, faccio un inciso, lo smart working, quindi anche le telefonate, purtroppo risultiamo carenti in alcune di queste cose. Noi cercheremo quindi proprio di migliorare queste anche attraverso strumenti che possiamo a questi punti utilizzare con i risultati economici fatti. L'amministrazione comunale, tramite l'assessorato al sociale di Amelia Zianti,
avvia per la sesta volta la campagna dei buoni alimentari. Si tratta dell'erogazione di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari o di prima necessità a favore di cittadini che si trovano in situazione di particolare difficoltà socio-economica anche per effetto dell'emergenza del Covid. L'amministrazione ha a disposizione 180.000 euro totali per l'erogazione dei voucher. Inoltre ha aggiunto dal proprio bilancio ulteriori 70.000 euro per soddisfare tutte le esigenze e le domande arrivate agli uffici precedentemente per una somma complessiva di 250.000 euro. Per aiutare gli utenti nella compilazione delle domande online sono attivi due access point su appuntamento dove saranno erogati buoni spese in taglio da 25 o 50 euro in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Per ogni minore con età inferiore ai 3 anni si aggiunge poi la somma di 50 euro. I buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente negli esercizi commerciali convenzionati con l'amministrazione comunale. Potranno beneficiare dei buoni spesa le famiglie residenti nel comune di Massa con ISEE inferiore a 6.000 euro oppure con ISEE inferiore ai 16.500 euro, ma che in conseguenza dell'emergenza hanno subito una sensibile riduzione del reddito. È possibile presentare domanda fino a sabato 31 luglio in due modalità, tramite il portale servizi online, raggiungibile dalla homepage del Comune di Massa, o consegnando la domanda cartacea, firmata e completa dei suoi allegati, unitamente ad un documento di identità all'ufficio protocollo del Comune di Massa, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17. Gli access point sono attivi presso l'URP del Comune di Massa e presso il punto Pass Hauser in via Fantoni 4 per inserimento soltanto tramite SPID. Tutta la modulistica è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Massa e presso l'URP. Si è avviato a Carrara il progetto per il recupero della marmifera. Ad aggiudicarsi il concorso è stato il progetto Cave. Ce ne parla Rocco Lanza. Si è dato avvio a Carrara il progetto per il riuso e la rifunzionalizzazione dell'ex ferrovia marmifera. Ad aggiudicarsi il concorso è stato il progetto Cave, acronimo di Carrara Venza, presentato dall'architetto Patrizia Scrulli con gli architetti Marco Di Benedetto, Jacopo Lamura, Carolina Rozzoni e Pier Alberto Ferré. Per l'amministrazione carrarese si tratta di una pietra miliare nella storia del comune. Da oggi il sogno dei carraresi di riavere la loro marmifera è un po' più realtà, affermato il primo cittadino Francesco De Pasquale. Grazie a questo concorso di progettazione, un luogo simbolo della nostra città troppo a lungo abbandonato inizia a riprendere vita. Sulle stesse ali dell'entusiasmo è l'assessore alle opere pubbliche Andrea Raggi. Secondo lui, infatti, è una strada che la giunta comunale ha fortemente voluto intraprendere anche a fronte delle difficoltà per avere garanzie sulla qualità del risultato. Dopo la conclusione del concorso di progettazione si apre quindi una nuova fase. I vincitori adesso hanno 9 mesi di tempo per consegnarci il progetto esecutivo, ma con lo studio che abbiamo a disposizione possiamo già andare a caccia dei finanziamenti per la realizzazione delle opere, ha dichiarato Raggi. Con le grandi risorse destinate dal PNRR alla mobilità sostenibile ci sono grandi possibilità di trovare 5-6 milioni di euro necessari al recupero della marmifera. Restiamo a Carrara, dove il Consiglio Comunale, nella seduta del 5 luglio, ha recepito il nuovo regolamento sull'assegnazione e le mobilità degli alloggi ERP proposto dall'assessore alle politiche abitative Anna Lucia Galleni e approvato all'unanimità dal LODE lo scorso 15 giugno. Il testo contiene importanti innovazioni e maggiori tutele per i soggetti fragili. Istituisce una commissione casa che avrà il compito di condividere le scelte. Introduce inoltre nuove garanzie per anziani, portatori di handicap e soggetti in condizioni socio-economiche difficili. Tra le novità importanti, inoltre, viene introdotta la possibilità di assegnare in via eccezionale alloggi in deroga agli standard abitativi anche quando si è in presenza di un nucleo
familiare in cui all'interno vi siano soggetti con handicap permanenti che rende necessario un intervento assistenziale continuativo e che necessitano quindi di spazi idonei per la propria autonomia e armonica convivenza nel nucleo familiare. Goletta Verde, di nuovo a Marina di Carrara con un'iniziativa Liberi dai Veleni, la nuova campagna dell'associazione per riaccendere i riflettori e denunciare il perpetuo stallo sul tema delle bonifiche dei siti di interesse nazionale della Toscana, con presentazione di un dossier sullo stato dell'arte e le proposte per invertire la rotta. Durante l'incontro è emerso infatti che lo stato di stallo sul tema delle bonifiche dei siti di interesse nazionale della Toscana, particolare attenzione è stata fatta anche sulla provincia di Massa Carrara, vede solo l'8% delle aree a terra e il 3% delle acque di falda con procedimento di bonifica concluso. Guglielmo Spotorno, la mostra personale al Castello Malaspina di Massa, presentazione di un maestro protagonista in pace e amore, l'official event di arte contemporanea in Expo 2021. Vediamo. È stata inaugurata domenica 20 giugno la mostra personale del maestro Guglielmo Spotorno al Castello Malaspina di Massa. La presenza del sindaco Francesco Persiani e dell'assessore alla cultura Nadia Marnica proseguirà fino al 18 luglio. La personale è a cura di Gianmarco Puntelli, commissario dell'evento in Expo, di Flavia Motolese, storico dell'arte, curatrice della ricerca di Spotorno. È la seconda mostra personale di Guglielmo Spotorno, il pensiero prima del colore, nell'ambito della promozione di Pace e Amore, official event di arte contemporanea in Expo Dubai, Abu Dhabi 2021. E siamo all'inaugurazione della mostra di Guglielmo Spotorno, il pensiero prima del colore, dove sono presentate tre serie fondamentali della sua ricerca artistica. Alle mie spalle vediamo la serie dedicata al mare, elemento fondamentale per la sua vita, milanese, ma ha scelto di vivere in Liguria proprio per il suo attaccamento all'elemento marino. E attraverso i colori brillanti sicuramente comunica tutto il suo amore per questo elemento e la vitalità e la gioia che prova nell'immergersi in questo mondo. La mostra si apre con la serie di pitture degli anni 80, quella la prima con cui forse ha intrapreso la carriera artistica, che sintetizza il suo pensiero filosofico. La sfera per lui è la misura del nostro approccio alla realtà e della ricerca con cui dobbiamo cercare di interpretare il pensiero. Quindi è tutto riconducibile in qualche modo alla sfera come unità. È caratteristico e sicuramente unico del suo percorso le città umanizzate, con cui ha interpretato le città dei nostri giorni come specchio di chi ci abita, per cui le case diventano in qualche modo rilevanti perché ci fanno capire come è strutturata la nostra società. In mostra oltre 40 opere su alcuni dei temi dei cicli approfonditi negli anni dall'istinto, dalla riflessione, dalla pittura del maestro, in particolare le opere sul concetto della realtà vista attraverso l'elemento della sfera, le città e il suo rapporto con il mare declinato dall'attenzione verso la natura al dialogo personale con l'elemento di presocratica memoria. Una mostra straordinaria dalle tre anime del grande maestro lombardo e ligure, quindi nella sua Milano e nella sua Celle Ligure. Un grande maestro che ci presenta da una parte l'anima più pensata, l'anima più concettuale, quindi il tema della sfera e della realtà, un secondo ciclo di opere dove lui si apre all'ecologia umana e all'antropologia attraverso una valutazione delle nostre città sempre più involucri vuoti, sempre più aree di solitudine e di apatia. E poi la mostra lascia con una grande emozione, il rapporto straordinario di osmosi, di simbiosi di Guglielmo Spotorno con il suo mare, visto come esistenza, visto come racconto. Guglielmo Spotorno è l'artista che ha fatto della pittura una via di conoscenza. Ogni sua opera è in qualche senso un'attesa a una risposta. Ha scelto la pittura per interrogare se stesso e cercare di capire il suo tempo. La sua pittura è luce, intuizione e colore, meditazione intellettuale.
Nella sua arte unisce persone ed esperienze, sempre attento a esplorare gli enigmi della vita. Per lui dipingere non è evadere dal mondo, ma al contrario è indagarlo, alla ricerca delle dinamiche che lo muovono. È soddisfare quell'urgenza di conoscenza che nel 1971 lo fa laureare in filosofia teoretica, è guardare tutte le realtà con la sfera come unica unità di misura. Ciò che fa della sua arte una visione unica a livello mondiale è la varietà di temi accompagnati da una tecnica capace e profonda e una riflessione dello spirito e della mente che precede sempre l'attimo nel quale il colore dà forma alle sue idee. Prosegue questo percorso verso Expo con Pace e Amore, con il professor Puntelli, che ringraziamo per aver organizzato anche questa personale di Guglielmo Spotorno qui al Castello Malaspina, una location che noi vogliamo valorizzare, sul quale puntiamo molto, così come puntiamo in generale su tutti gli eventi che portano cultura nella nostra città. Massa vuole essere una città aperta, accogliente, e vuole essere soprattutto una città pronta a eventi culturali di grande importanza, di grande qualità. Quindi questo è uno degli obiettivi di questa amministrazione e sono lieto stamane di essere qui all'inaugurazione di questa mostra che sicuramente riceverà grande successo. Le opere del maestro sono presenti in musei e fondazioni internazionali, tra cui ricordiamo il Museo della Permanente a Milano e il San Raffaele sempre a Milano. Una sua opera caratterizza l'aula di San Bonaventura alla Cattolica di Milano. La mostra Il Castello Malaspina terminerà il 18 luglio in orari dal martedì alla domenica dalle 10:30 all'1 e dalle 17:30 alle 23. Ancora altri eventi sono attualità, cultura, spettacolo e sport. Dal 7 luglio si terranno una serie di appuntamenti in piazza Calamandrei a Ronchi con ospiti illustri. Una serie di incontri di approfondimento sui temi di attualità, sport e cultura in senso lato, con ospiti e moderatori d'eccezione. Si terrà a partire dal 7 luglio in piazza Calamandrei a Ronchi il ciclo di appuntamenti serali proposto dall'Associazione Culturale Il Sole, intitolato Puri Contorni, in ricordo di uno scritto di Giovanni Pascoli su Massa. Il ciclo è stato presentato in conferenza stampa a Palazzo Civico dall'assessore alla cultura Nadia Marnica, insieme al consigliere di Fratelli d'Italia Alessandro Morese e alla Presidente della Commissione Cultura, Sara Tognini. Ci troviamo oggi per raccontare di una nuova serie di eventi all'interno del già ricco calendario. Questi eventi si terranno al Parco dei Ronchi. Il Ronchi è stato per anni un territorio che ha visto tantissime personalità ruotare e che però è stato un pochino dimenticato. Quindi abbiamo deciso di rivalorizzarlo con un bel salotto, con delle personalità di un certo calibro. Quindi avremo già a partire da mercoledì, quindi da domani, dal 7, un incontro con Francesco Borgonovo, un giornalista oramai molto noto, sia televisivo che dell'editoria, è vice direttore del quotidiano La Verità e dialogherà domani sera, intervistato dal nostro consigliere Alessandro Morese. Il 14 di luglio avremo Stefano Zecchi, che presenterà la graphic novel 1984 di George Orwell. E mercoledì 21 luglio invece avremo una giornata dedicata al calcio però degli anni 70, degli anni 80, il calcio un pochino più, diciamo, più antico, il calcio più romantico. Interverranno in questa occasione Filippo Grassia, che è un giornalista e uno scrittore sportivo molto conosciuto, Matteo Fontana della Gazzetta dello Sport e Stefano Redice, che è uno scrittore oltre che essere un nostro concittadino. Su quest'onda il 18 invece di agosto avremo un'altra serata dedicata al ricordo di Paolo Rossi, il nostro Pablito, che per anni con la famiglia è venuto in vacanza proprio ai Ronchi e che abbiamo deciso di ricordare proprio nel suo territorio di vacanza. L'11 di agosto invece avremo il giornalista molto conosciuto sia televisivo che giornalistico, appunto Michele Cocuzza, che presenterà un libro su Steve Jobs.
tra informazione e mani sociale è il tema su cui si dibatterà nella serata inaugurale questo mercoledì 7 luglio alle ore 21. Ospite dell'incontro è Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, che sarà intervistato da Alessandro Morese. Mercoledì 14 luglio si terrà la presentazione della graphic novel 1984 di George Orwell, con ospite il saggista, scrittore e filosofo Stefano Zecchi. Mercoledì 21 luglio è in programma il dibattito sul calcio degli anni 70 con lo scrittore Stefano Radice e i giornalisti sportivi Matteo Fontana e Filippo Grassia. L'11 agosto si terrà invece un incontro con il giornalista Michele Cucuzza per la presentazione del libro su Steve Jobs. Il 18 agosto invece si tornerà in qualche modo a parlare di calcio con un evento dedicato a Paolo Rossi e a quei ragazzi dell'82 che regalarono all'Italia il mondiale di allora giocato in Spagna. Ci fermiamo adesso qualche brevissimo istante per lasciare spazio alla pubblicità. Tra poco. Tutta l'attrezzatura da Italnolo. Resta solo la festa. Fatto anche questo. Ora manca solo zia Pina. L'hanno già noleggiata. Tutti possono rivolgersi a Italnolo. Tutto gare rent. Noleggio di auto, furgoni, minibus e 9 posti per ogni esigenza del cliente, anche a GPL e con gancio di traino. Servizio operativo con telefono dedicato 333-3228-838. Attivo 24 ore. Tutto gare rent. A Massa in via Aurelia, nei pressi della rotatoria di via Olivetti. Sabato 10 luglio del 2021 alle 21 in Piazza Gramsci presso il Palco della Musica si terrà la 13ª edizione della manifestazione Carrara celebra le sue donne, già programmata per l'8 marzo e rimandata a causa del Covid. Nell'occasione verrà consegnato il consueto riconoscimento alle carraresi nate o legate alla città che si sono particolarmente distinte in ambito medico, scientifico, culturale, sociale, sportivo e artistico. La manifestazione è organizzata dalla Commissione Progetto Donna per le pari opportunità del Comune di Carrara. Torna l'estate dantesca a Tresano, organizzata dal Comitato Giovagallo Luogo Dantesco presso il Parco Fiera di Barbarasco venerdì 9 luglio a partire dalle ore 18. Gli eventi si svolgono con il patrocinio del Comune di Tresano e il contributo di Regione Toscana. Dalle ore 18 la conferenza Dante e Malaspina, un rapporto duratura intenso, a cura di Alberto Casadei con la presentazione di Oreste Verrini. Alle ore 21 Beatrice adesso guida una panda, tre monologhi ironici di Erika Canaccini accompagnati al piano da Leo Ravera. È stato consegnato un riconoscimento alla scrittrice Marina Pratici, originaria di Aulla. Il comitato scientifico del Premio Internazionale Città del Galateo Antonio di De Ferraris ha assegnato a Marina Pratici il premio d'eccellenza alla carriera.
per la sua esperienza e le meritevoli attività per la cultura e l'impegno sociale. La premiazione si svolgerà a Roma il 14 ottobre prossimo. Siamo giunti alla rubrica degli auguri, dunque vediamo insieme chi sono i festeggiati di questa sera. Crescere insieme con divertimento. Sarà questa il percorso del centro estivo del comune di Montignoso che dal 1 luglio ha aperto le porte a 150 bambini e bambine, ragazze e ragazze dai 3 ai 14 anni fino al prossimo 31 agosto. Un centro che dai plessi scolastici si sposterà direttamente sul mare alla spiaggia Green Beach di Cinquale, dove tutti i giovani frequentatori potranno recarsi 3 volte a settimana. Tra le attività previste c'è l'educazione alimentare e ambientale, la lettura, il body painting, il riciclo, scoprire la natura con i sensi, l'educazione alla pace e alla convivenza e molto, molto altro. Prosegue il lavoro di ampliamento di Nausicaa relativo ai servizi cimiteriali. In accordo con l'amministrazione comunale, il team di settore coordinato da Emanuele Giovannelli ha reso disponibili 208 nuove cellette cinerarie al cimitero di Turigliano e altre 54 ubicazioni per le cellette degli ossari al Camposanto di Fossola. I cittadini che per i propri defunti avessero necessità di usufruire di questo servizio possono rivolgersi direttamente agli uffici della struttura di Turigliano oppure telefonando allo 0585 192 5154. Vediamo insieme adesso che tempo farà nei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per mercoledì 7 luglio. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature in aumento, venti deboli, mare poco mosso. Giovedì 8 luglio. Nuvolosità variabile, temperature in lieve calo, venti deboli o moderati, mare poco mosso. Tendenza nei giorni successivi, tempo stabile e soleggiato, temperature in lieve calo, venti moderati, mare poco mosso. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.meteopuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo. E il bollettino meteorologico chiude questa edizione, non ci sono dunque altre notizie. Vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia e di aver scelto l'informazione di Antena 3. Buona serata.